Pensiero personale, un podcast di parole di management. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pensiero personale, il programma che racconta l'attualità attraverso il confronto con la direzione risorse umane. Ospite di questa puntata è Stefano Zanetto, direttore del personale di Vittoria Assicurazioni, società italiana attiva nel campo assicurativo per la tutela delle persone, della famiglia e delle aziende. Buongiorno Stefano, benvenuto a Pensiero Personale. Buongiorno Francesca, grazie dell'invito. Oggi parliamo di formazione. Il tema delle competenze è infatti uno dei più dibattuti in questo periodo. La scuola non sembra essere sufficiente a formare i giovani, ma le aziende necessitano di contro di personale preparato e con esperienza. Ecco, dottor Zanetto, qual è il suo pensiero a riguardo e cosa rappresenta la formazione per Vittoria Assicurazioni? Noi siamo fruitori dell'output della scuola, soprattutto delle scuole di maggior prestigio, per esempio le università in economia, in giurisprudenza, piuttosto che in ingegneria. E effettivamente noi viviamo questo mismatch tra formazione universitaria e necessità che Vittoria Assicurazioni ha. Io credo che la principale difficoltà sia legata alla velocità del cambiamento delle istituzioni scolastiche rispetto all'istituzione, rispetto all'azienda, rispetto a Vittoria, per esempio. Perché questo? Perché i mercati ormai ci chiedono di essere molto attenti al cambiamento, soprattutto in termini di professionalità. In pratica ogni 2 o 3 anni probabilmente è necessario effettuare quasi un cambiamento completo della propria professione. Se pensiamo che i ragazzi che entrano all'università oggi hanno fortissime probabilità di fare un lavoro che oggi non esiste ancora, quindi è difficile preparare alle competenze specialistiche. La scuola non ha, e noi ovviamente come azienda siamo molto propensi a queste velocità. Chiaramente la scuola ha tempi di cambiamento che non sono quelli delle istituzioni come le nostre. È chiaro che in questa fase noi non possiamo fare altro che supplire a questa mancanza della scuola pubblica. E in particolare l'attività di formazione e sviluppo organizzativo sono fondamentali. E quindi, considerando che ogni singolo ragazzo che entra, il nostro obiettivo è che rimanga con noi il più tempo possibile, noi investiamo moltissimo nel formarlo al fatto di adattarsi al mondo che cambiano in continuazione. Bene, e per far fronte a queste problematiche voi avete ideato 3 progetti, uno dei quali parte ancora prima dell'inserimento in azienda. Ce ne può parlare? Sì, è Vittoria League. La metafora è la metafora dello sport, cioè il fatto. Abbiamo cercato di creare una piccola accademia per giovani che vogliono diventare calciatori professionisti, in un certo modo. In pratica siamo partiti da una considerazione rispetto alle generazioni. Noi in Vittoria abbiamo 4 generazioni, stiamo facendo entrare la 5ª. Chiaramente chi entra, le ultime generazioni entrate hanno una motivazione al lavoro e alla professione molto diversa dalle generazioni precedenti. In particolare le ultime hanno necessità di conoscenza, hanno necessità di visione e richiedono tanta formazione anche in situazioni diverse rispetto alla formazione specialistica. Questo ha portato a creare Vittoria League, che è un percorso che va da 6 mesi a 1 anno, in cui gli obiettivi sono, il primo obiettivo è conoscere Vittoria Assicurazioni, cioè fare in modo che le persone si rendano conto di cosa vuol dire lavorare e vivere in Vittoria Assicurazioni, e quindi che provino passione e piacere nel fatto di stare in un contesto come questo, come quello di Vittoria. Il secondo obiettivo è quello della visione, cioè spesso la scuola non forma ad avere una visione di medio periodo. Noi invece abbiamo bisogno di persone che pensino al futuro, al loro futuro e al futuro di Vittoria. Ovviamente il terzo pilastro di questa attività è la formazione, ovviamente formazione specialistica ma anche formazione sulle soft skill. Ne cito una per tutte, loro hanno un progetto, cominciano ad entrare nelle attività progettuali, ovviamente per considerando il fatto che sono neolaureati o non sono ancora laureati. Però insomma, per noi avere una propensione all'attività progettuale è molto importante. Ci sta dando grandi soddisfazioni.
E questo percorso prosegue poi quando le persone sono all'interno dell'azienda, quindi questi giovani che entrano in Vittoria Assicurazioni non sono abbandonati a loro stessi, ma vengono seguiti attraverso un altro progetto che si pone l'obiettivo di integrare le persone in azienda e rafforzare le loro competenze. Dico bene? Sì, è il campus. È un progetto, diciamo, successivo a Vittoria League. Coinvolge persone fino a 35 anni di età. In questo caso, ci sono due temi principali. Il primo tema è quello della progettualità. Il progetto intanto dura 2 anni e quindi è un progetto di ampio respiro e che comporta lo sviluppo di competenze legate alla progettualità, quindi per esempio, l'attività agile. La seconda parte è la capacità di lavorare insieme. Noi siamo un'azienda che, dati i processi del mondo assicurativo, tende a isolare, tende a essere, a far sì che ogni persona viva il suo pezzetto di processo in maniera un pochino distaccata rispetto al resto. I gruppi di campus sono formati da persone di funzioni diverse, che fanno attività diverse normalmente e che sono, virgolette, costretti a collaborare su temi anche non specifici della professione. E quindi, da un lato la progettualità, dall'altro l'integrazione tra persone che fanno mestieri diversi. Sulla progettualità abbiamo avuto grandi soddisfazioni negli 8 anni di campus, addirittura moltissimi progetti dei ragazzi sono diventati poi parte dei processi aziendali. E anche sull'integrazione abbiamo visto che si è sviluppata una community dei partecipanti al gruppo campus, che è durata nel tempo. Anche adesso, dove i primi stanno prendendo ruoli di responsabilità, nel momento in cui hanno bisogno un confronto con qualcuno di diverso, si cercano tra loro del campus. Quindi l'idea è quella di continuare a ampliare ancora questa attività che stiamo svolgendo. Infine, avete attuato un laboratorio che si chiama Mission, Vision e Valori, che ha lo scopo di declinare in ogni ambito aziendale gli elementi fondanti dell'identità organizzativa. Ecco, a chi è rivolta questa iniziativa e come si concretizza? Sì, questa deriva da una considerazione. Vittoria si basa la sua storia, anche la sua fortuna, su valori molto radicati. Quindi da sempre, senza magari esprimerli in maniera compiuta, ma Vittoria vive dei suoi valori. Allora, l'idea è stata quella di descriverli e tradurli in parole concrete e su questo poi abbiamo innestato un'attività formativa, appunto il laboratorio che citava lei. Questo laboratorio è sostanzialmente una riflessione sia individuale che di gruppo sulla mission, sulla visione, sui valori e come questi vengono poi applicati in ognuna delle nostre funzioni. Questo è stato poi supportato e completato. Allora, durante la pandemia abbiamo avuto un momento di impasse rispetto a queste attività, perché queste sono attività da fare in presenza, da fare insieme. Quindi abbiamo deciso, in funzione del fatto che c'è stata la pandemia, in funzione del fatto che che il 2021 era il compleanno di Vittoria, cioè Vittoria ha compiuto 100 anni, abbiamo deciso di concretizzare i nostri valori attraverso dei testimoni. In questo caso la metafora è stata la metafora dello sport. E quindi abbiamo coinvolto grandi atleti, da Fiona May a Josefa Aidem, Andrea Zorzi e altri, che hanno rappresentato i valori di Vittoria. Questo è stato molto coinvolgente, devo dire. Quindi da un lato il laboratorio, che ha portato ognuno di noi a riflettere sui valori di Vittoria, e dall'altro il rapporto con i grandi campioni che hanno illustrato come loro, nelle loro attività sportive, hanno portato questi valori. Certo, e avete in cantiere altri progetti in ambito formativo? Sì, abbiamo diversi progetti, le racconterei le aree di progettazione su cui stiamo lavorando. Allora, partendo forse dalla più scomoda, cioè dall'addestramento. Uno dei valori di Vittoria è un profondo rigore professionale. Cioè, noi siamo, insomma, sul mercato da tanti anni e siamo conosciuti come grandi professionisti, soprattutto sulla parte tecnica. Ecco, l'idea è quella di investire ancora sull'addestramento al ruolo e sull'addestramento alla professione specialistica. A questo però poi va coniugato, per esempio, il fatto di spingere sulle competenze di business, che è un'altra delle aree che stiamo affrontando. Quindi il fatto che in ogni area, dove
ad ogni livello si sappia qual è il business che stiamo svolgendo, che stiamo praticando e quali sono le variabili principali. Questo si collega anche a un terzo pilastro delle nostre attività future che sarà sul business e sulla strategia, quindi il business legato alla strategia aziendale. Cito l'ultimo, ho citato più volte la parola comunità. Un altro dei nostri valori è il fatto che noi siamo davvero una piccola comunità, molto legata. Però anche in questo caso la tecnologia e gli strumenti devono essere cambiati per il futuro e in particolare stiamo investendo molto in tecnologie legate alle community. Stefano, grazie di aver condiviso con noi i vostri progetti. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Grazie ancora di essere stato con noi oggi. Grazie Grazie, a presto. a tutti voi per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata di Pensiero Personale. Non mancate!